Derby che si gioca qui al Palacarucci, importante in impegno della stagione per le due formazioni che sono proprio alla ricerca dell'ultimo piazzamento disponibile per disputare i playoff campionato del Serie D. Appunto, subito intanto il Real Terracina ci prova dalla lunga distanza la fiondata e Zanella Alessandro che manda fuori di poco dallo specchio della porta difesa quest'oggi per quanto riguarda la formazione allenata da Riccardi con Palmacci appunto tra i pali, lanciolone quadrato largo, ancora Parisella pallone che dà e c'è la traversa da parte di Zanella Alessandro, le mani subito il pallone piazzato sulla linea laterale, prova a rimettere nel centro e c'è il gol, il vantaggio l'undicesimo, Lia, il gol di Lia all'undicesimo. Terracina adesso ci prova e c'è il gol, il pareggio, il pareggio molto, ancora c'è Antonio Pariselli, lo scambio dalla parte opposta, non interviene compagno invece dalla lunga, sorprendolo ancora una volta il calcio d'angolo, il retropassaggio, c'è il gol di Massimiliano Caringi di punizione. Parte Zanella, il tiro, la rasoiata in mezzo, c'è il gol, il pareggio ancora del Real, il pallone non trattenuto. Lo Sporting si gira adesso, Lia riconquista il pallone, fa ripartire lo Sporting. Adesso sembra che le due squadre non riescano a comprendere più di tanto, c'è confusione, Caringi rimette tutto in piedi, riparte subito per lo Sporting. Non si scompone Miccini, le resta lì e si riprende a giocare quindi per il secondo tempo del derby qui al Paracalucci. Adesso si gira e c'è il colpo sotto misura da parte di Corona. Caringi, il tiro, c'è una confusione in area, conclusione Pariselli. Trova lo spazio, la possibilità di dare la palla a Zanella, c'è il gol! Vantaggio del Real Terracina. Morini ci prova dalla distanza, il suggerimento da parte di Massimiliano Caringi. Morini, la palla scodata dal centro, Lia, il tacco sotto misura. Bello l'intenzione di servire Morini che arrivava dalle retrovie. Anche la conclusione, c'è il gol! Il gol, il pareggio di Lia. Pareggio di Lia su fallo, sull'occasione del fallo laterale. Ancora Zanella, Alessandro, il tiro, il palo dice di no adesso al Real Terracina. Ancora Zanella, sì. Lia, Alex che disturba e non c'è il fallo. E proprio arriva in questo istante il 3-3 che, con cui si chiude il derby di Terracina alla Palacarucci tra Real Terracina e Sporting Terracina.